Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video un po' particolare. Abbastanza particolare perché al contrario di mezzo YouTube Italia, non porto la reaction al Brawl Talk, tanto ormai ce ne sono troppe, non ha senso. Inoltre, sempre del Brawl Talk e anche di tre giochi Clash. Ho trovato dei server privati, piano piano stanno sviluppando qualcosina, no spoiler, però avete capito che li potrei trovare in anteprima, un po' non in via ufficiale ma via traverso. E vabbè, cercando un video alternativo cosa fare, ho trovato questo sito. Ho letto che di quello ho capito, non sono stato tanto a leggere, ma ho capito che serve per eseguire online dei sistemi operativi. Non ho visto ancora quali sono, perché appena ho trovato sto sito ho detto subito ci devo fare un video. Ho trovato PROS. Non so se vi ricordate. Io sono molto famosi sti Paraphone. Io mi sono, quando ho provato a cercare i Paraphone, ho trovato PROS, ho provato a scaricarlo, ma in realtà non è non è l'OS per i telefoni, ma in realtà una distro Linux che non ho capito, cioè non so niente ancora, perché non mi voglio spoilerare troppo. Ora inizio. Attendere prego, dopo 25 vabbè, è possibile trovare il sistema operativo. Ah, inoltre è presente interagire file. Vabbè, accedere. Stiamo preparando il server per te, passaggio prenotazione H1. Ecco qua, ci è voluto un po'. Vedete che il cursore non è, cioè che è stream, cioè ritardo rispetto al mio. Il mio è quello. Ah, diventa nero. Il mio sarebbe quello nero, che cambia texture quando entra nella cosa. Ah, questo è POS. Memory. Ah, gira su una macchina virtuale 27 giga. Ah, si chiude. My PROS. Sembra molto il Mac. Infatti, vabbè. Ah, questo qua è il font. Virtual desktop. Team. Ah, vabbè, da 1 metro, questa cosa la sapevo. Ah, non vedi. Beh, oh, ci sta. Ah, qua accanto. Scusate, ma non so molto. Per cloud, sì, è tipo la coppia di Apple, cioè Mela, e qua per. Che è questa cosa coperta? Ah, ditemi che c'è internet. C'è Firefox, quindi. È una distro Linux quasi sicuramente. YouTube. E cos'è questa cosa? Che cos'è sta cosa? Ah, la rotellina non funziona. Fammi fare. Ah no, youtube.com. Update your browser Mozilla. Perché che versione è questo qua? Scusate, ma non sono molto esperto di Mozilla Firefox. Io credo che
Ah, ok. Che succede? Vabbè, sembra una vecchia versione di Firefox. Non me ne viene in mente a... Che è sta cosa qua aperto? Comunque, sì, c'è un input lag assurdo. Cioè, io clicco qua. Ora? Ah, e niente, perché dovevo fare queste figure? Niente. Vabbè, non so se perché non riesco ad aggiornare Firefox. Provo... Il terminale dov'è? Terminale. Machine. Vedete? Ah, sembra... Sì, sono dentro una virtual machine. E vabbè, però io voglio aiuto. Non trovo il terminal. Io voglio il terminal. System settings. Ah, la rotellina non funziona. Come scendo giù? Beh, se sono finito. Vabbè, questo qua è per provare i sistemi operativi online. Famo che. Così sinceramente non mi piace. Ah, no, è fighissima sta cosa. Vedete? Ora io. Ah no, sta cosa no, è brutta. No, no, è brutta, brutta. Vabbè, però io voglio. No. Niente, non c'è il termine. Terminale perché volevo fare il comando. Bravo. Volevo fare il comando per aggiornare Firefox, però. Niente. Come funziona qua? Eccolo, terminal. Vuoto. Perché non ogni tanto mi serve? Sudo apt install firefox, credo sia così il comando, un vuoto di memoria. È la password? È la password? Non la so. Meno che sia un qualcosa per proteggere il PC. Ah, aspetta, so. Update. Questo qua è tipo il Microsoft Store di Linux. Non lo ricordavo così. Update. Additional drive. E niente. Che bel rumore fa. Cosa è sta roba? Ah, va bene. No, però è carino, forse perché è una macchina virtuale settata in maniera particolare e quindi non posso fare alcune cose, però tipo se serve qualcosa all'improvviso, se dovete provare qualcosa gratis e subito, perché 20 secondi non è niente, potete fare così. È bellissima sta cosa, faccio i complimenti al sito, arriveranno altri video su questo sito. Ditemi se vi piace più full screen o così. E
Al prossimo video.